Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Mennos, lo zio Mennos, e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento, come ne state lasciando davvero tanti. Io vi sto rispondendo a tutti, cerco di rispondere a tutti, lavoro permettendo e impegni personali permettendo. Se mi mandate messaggi troppo sotto le partite, difficilmente riuscirò a rispondere, ma ce la metto tutta, mi impegno e mi sto impegnando. Questa settimana è turno che precede la tanto amata sosta per le nazionali. Io la amo in particolar modo. Questa settimana la prima partita ci sarà di venerdì. Attenzione, perché quando si inizia a giocare il venerdì, partita troppo lontana dal resto delle partite, si rischia, perché uno deve mettere per forza la formazione e si rischia, attenzione, valutate bene quale modulo mettete, meglio a volte un 3-5-2, un 4-4-2 e non rischiare il 3-4-3 che si può giocare con il giocatore in meno. Attenzione, si parte con Frosinone e Fiorentina. Frosinone che viene da due risultati utili consecutivi, la Fiorentina viene da 3 pareggi. Secondo me è il momento per la Fiorentina di vincere. Onestamente penso che questa volta sia proprio la partita di Chiesa e potrebbe anche essere la partita della resuscitazione di Simeone. Si può anche mettere la fonte, anzi si ottenesse o mantesse. Per il Frosinone, se proprio non abbiamo nulla di meglio, si può puntare su Ciano. Il ragazzo sta facendo un ottimo campionato. Torino-Parma, andiamo al sabato alle 3. Il Parma non riesce più a vincere. Il Torino sembra essersi ripreso, si è ripreso il gallo Belotti, è tornato a cantare il gallo. Quindi per il Torino, De Silvestri, Iago Falche, Baselli e il gallo Belotti. Per il Parma, onestamente, mi sentirei di consigliare soltanto quegli uomini che stanno un po' più in forma, ovvero Bruno Alves, Rigoni. Poi si potrebbe anche puntare su Inglese, che Inglese la partita con il Frosinone l'ho visto bene. Gervinho è un po' in calo, però se non date proprio, non avete di meglio, si può anche mettere, se no evitate Gervinho. Spal, Cagliari, partita equilibrata, il Cagliari potrebbe fare il colpaccio a Ferrara, quindi come non mettere Pavoletti, Joao Pedro, Castro e Barella. Per la Spal vi consiglio soltanto gli uomini un poco più in forma, ovvero Lazzari e Missiroli. Genoa, Napoli. La cura Juric sta facendo veramente bene al Genoa. Piontek non sta segnando, potrebbe essere l'ultima partita di Juric del Genoa. Risparmiate i giocatori, se proprio volete mettere soltanto Piontek per chi ce l'ha, comunque è il pistolero, non sta sparando più. Per il Napoli è sempre un'incognita ingarrare la formazione di Angelotti, viene anche dalle fatiche di Champions, ma sicuramente giocheranno Insigne e Mertens, giocatori che vanno messi. Andiamo alla partita del lunch match della domenica, Atalanta-Inter, due squadre in forma, quindi si prevede una partita molto molto tirata, una partita da under. In questa partita io punterei soltanto sui giocatori più in forma che potrebbero portare bonus, Ilicic da un lato e Icardi e anche Perisic per l'Inter. Si potrebbe anche mettere Andanovic. Alle 3 Chievo-Bologna, importantissima sfida salvezza, anche qui la cura Ventura sta portando i suoi frutti. Mamma do carne del Chievo, chi ha da mettere questo Chievo? Ciaccherini, l'unico che poteva portare bonus la settimana scorsa, ha fatto l'autogol. Ragazzi, proprio, se non avete nulla di meglio, mettete quei giocatori che possono portare bonus, ovvero Birsa, Stepinski e appunto Giaccherini. Del Bologna si può anche mettere il portiere Skorupski e Santander, che sta facendo davvero, il ragazzo lo vedo in forma, e anche Svanberg. E il Bori Udinese è stato appena esonerato Andreazzoli. L'Empoli ha cambiato allenatore, non si sa ancora chi è l'allenatore, probabilmente sarà Iachini. Dell'Empoli mi sentirei di consigliare ovviamente i soliti giocatori, Krunic, Zaic e Caputo. Attenzione, hanno cambiato allenatore. Per quanto riguarda l'Udinese, secondo me pure la Velasquez, Staltiere, Macamateng, De Paul, Lasagna e Strigger Larsen.
il ragazzo pure sta facendo un ottimo campionato. Roma-Sampdoria è sempre una partita equilibrata. La Sampdoria viene dalla pesante sconfitta in casa con il Torino. Della Sampdoria si recupera, vi consiglio De Frel, gioca con il dente avvelenato con D'Alex, è un velocista, si può mettere. Per la Roma io credo sia veramente arrivato il momento di Edin Dzeko, perché se non segna sta Romerica è finita. Si può mettere anche Kolarov. Sassuolo-Lazio, anche qui Sassuolo ha vinto a Verona, ma stentando, non sta molto bene. La Lazio invece veramente in forma, si sta riprendendo. La Lazio sta iniziando ad ingranare. Immobile, senza dubbio, potrebbe giocare Correa, io lo metterei, e io ce lo spero tanto che sia arrivato il momento di Milinkovic-Savic, anche perché ci voglio nel fantacalcio. Per quanto riguarda il Sassuolo, Boateng e Berardi, che non sta segnando, però anche contro Chievo Verona ci è andato vicino. Deve un po' aggiustare la mira e prima o poi arriverà il suo momento. Chiudiamo con la partita della domenica sera, Milan-Juve. Non si sa se recupera Higuain. La Juve è superiore, a mio avviso la Juve vincerà a San Siro contro il Milan. Del Milan evitiamo i giocatori del Milan, evitiamo ovviamente Donnarumma, che non ha subito gol settimana scorsa, ma ha fatto gol per tutto quanto, riprenderà anche in casa della Juve. Se gioca Higuain, se recupera, ovviamente si mette, perché è un super bomber. Della Juve potrebbe essere la partita di CR7 che la risolve lui. Le grandi partite ci aspettiamo il grande giocatore. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivetevi al canale, spolliciate se vi va e lasciate un commento che io vi rispondo. Godiamoci questa giornata di fantacalcio, perché poi ci sarà la sosta.